insieme a circa 300 persone siamo precarie almeno dal 2003-2002. Però ultimamente stanno accadendo delle cose, secondo il nostro punto di vista e anche di molti genitori, delle cose molto gravi per quanto riguarda i servizi educativi del Comune di Torino per la fascia 0-5 anni. In particolare adesso parlerò della fascia 0-3 anni. Cosa vuol dire? Che quest'anno il Comune, per risparmiare, sta iniziando ad attuare una politica di smantellamento piano piano dei servizi educativi. In che modo? Uno, spostando, chiedendo a dei dipendenti comunali con un profilo C1 come il nostro, però che magari stanno dietro una scrivania, che se hanno con titoli minimi, base per lavorare all'asilo nido, spostarli al posto nostro. Quindi il nostro contratto decadrà il 22 dicembre, per ora è ancora così, stiamo lottando per riuscire ad avere la continuità educativa. Non solo, ma queste circa 50 persone che hanno una media di età di 50 anni prenderanno dei posti vacanti da gennaio. Questo per dirvi solo una chicca. La cosa altra gravissima che rischia qui la città di Torino, ma come altre città che sta accadendo, che i servizi educativi verranno piano piano svenduti. A chi? Ipotesi 1, fondazioni. Ma fondazioni chi ci sta dietro? Banche. 2, appaltati, non so, cooperative, insomma, le ipotesi possono essere diverse. E quindi questo noi riteniamo che sia gravissimo anche alla luce dei 40 anni che si festeggeranno a dicembre, i primi dicembre, della legge 1044, una legge che è stata promulgata nazionale nel 1971, che ha definito i criteri della nascita dei nidi, che sono due. Uno, pari opportunità, cioè permettere alle donne di poter lavorare. Secondo, i nidi come luogo educativo. Quindi tutte queste azioni cosa porteranno? Porteranno indietro di 40 anni, perché aumentando il rapporto educativo, affidando i servizi educativi comunque all'esterno del comune, vorrà dire fare al massimo una custodia. Quindi vuol dire che non si avrà più una cultura educativa in questa città, ma come praticamente al centro, che cosa? Al centro altri interessi. E ritorna indietro per dire questo lavoro lo possono fare tutti, basta che sei una donna e che comunque puoi ricoprire un ruolo materno, ma non è così. Dico così brevemente, quindi noi siamo profondamente indignate, per non dire un'altra parola, perché sono una signora. Adesso passo un genitore. Ciao a tutti, mi chiamo Luca, io sono un genitore che porta a due bambini, uno di un anno e l'altro di tre, e quindi porta i bambini a questi asili che faranno la fine che ha detto la maestra. Noi abbiamo saputo di questa cosa, ci siamo mossi via internet, abbiamo fatto prima girare una lettera, dopodiché si è sparsa appunto la voce e abbiamo raggiunto dalle 700 alle 800 firme, tutte di genitori che partecipano, che portano i bambini all'interno degli asili. E tutti non organizzati, nel senso che un passaparola via internet o all'interno delle scuole. Noi non ci stiamo a questo tipo di organizzazione, a questo tipo di progetto. Il signor sindaco ha fatto la sua campagna elettorale puntando anche sul potenziamento degli asili nido, del welfare, di tutto il resto. Bene, gli chiederemo di rispettare i suoi impegni. Non ci stiamo affinché, non ci stiamo né come genitori, perché sapere che i nostri bimbi verranno assegnati a gente che fino a ieri faceva, con tutto il rispetto e con tutta la sua professionalità, dell'altro, non ci sta bene. E non ci stiamo per il rispetto di queste maestre che si vedranno scavalcare nella graduatoria da persone che potrebbero essere secondo noi impegnate ben in altro. Venerdì saremo, per chi volesse venire, in comune, in cui c'è un consiglio comunale aperto, in cui quella quinta commissione parlerà di queste cose, quinta più prima, alle 11 del mattino, e lunedì nel pomeriggio parteciperemo a un altro consiglio comunale in cui consegneremo personalmente a Fassino la lettera con tutte le firme prese, il 21, quindi tra una settimana. Non ci stiamo, non pensiamo che sia giusto che i nostri bimbi devono per primo rimetterci per una politica che vede fatta solo di tagli, e i primi a rimetterci come noi sono bimbi di 2-3 anni che non hanno nessuna colpa.